A tutti voi un cordiale buon pomeriggio da Alessandro Fabretti. Il Museo dei Campionissimi, il museo di Costante Girardengo e Fausto Coppi, ospita la partenza della 67esima edizione del Giro dell'Appennino, uno degli ultimi appuntamenti in terra italiana prima del Giro d'Italia. Sono 152 corridori al via, sono tanti i corridori portati da Piero Pieroni, ma innanzitutto il saluto anche a Gigi Sgarbozza. Buon pomeriggio, Gigi. Buon pomeriggio a tutti, 67esimo Giro dell'Appennino organizzato dalla Unione Sportiva Ponte Decimo con la regia di Ivano Carrozzino e la collaborazione di Tarcisio Persegona e Massimo Podestà, ufficio stampa curato da Ottavio Traversa. Sono i corridori che subito dopo il via si danno battaglia, vedete prime pedalate e subito primi tentativi di attacco. Pensate che la media al termine della prima ora sarà addirittura di 44,500, segno evidente che ormai i corridori sono al 100% della condizione, soprattutto in ottica Giro d'Italia. E allora proprio sulla bocchetta attaccano i seguenti corridori: Mazzanti, Sella per la Panaria Navigare, Tiralongo per la Lampre Fondital, Vegelius per la Liquigas, Nocentini e Andrea Tonti per l'Acqua e Sapone Caffè Mocambo, Premislav Niemec per la Miche, Eddie Ratti per la Naturino Sapore di Mare, Santo Ansà e José Rujano per la Selle Italia Serramenti. Di qui Giovanni perde contatto Santo Ansà e allora lo riporta dentro, guardate un po', José Rujano che si mette lì a fare andatura, caro Gigi. Sì, veramente è un corridore, è un grandissimo talento, a pensare che la terza gara in stagione, dopo sei mesi di inattività, un corridore ritrovato e penso che sia uno dei grandi favoriti del Giro d'Italia perché in salita una marcia in più. Vediamo in ultima ruota proprio Rinaldo Nocentini, questo corridore che è andato vicino anche alla Milano-Sanremo ai primi, o meglio al primo Filippo Pozzato. Lui insieme con Pozzato era riuscito proprio in prossimità del traguardo ad uscire fuori, ma alla fine ci ha creduto più di lui. Lo stesso Pozzato è andato a conquistare un successo straordinario. Poi tanti piazzamenti, ma la vera sorpresa è questo José Rujano, per tanto tempo lontano dai confini italiani, sembrava quasi potesse non prendere parte al Giro d'Italia perché si erano persi i contatti con lui, alla fine è tornato e guardate in che condizione, dietro i Panaria Navigare con Mazzanti che ha vinto una tappa proprio nell'ultima corsa a tappa, il Giro del Trentino, e dietro di lui Emanuele Sella, poi c'è Eddie Ratti della Naturino Sapore di Mare, Charlie Vegelius della Liquigas, quindi Rinaldo Nocentini. Questa è la composizione del gruppo Santo Ansà, ha perduto un pochino contatto, ma guardate l'affluenza di pubblico, una cartolina straordinaria. Sì, grandissimo pubblico, è una corsa seguitissima, qui siamo proprio per scollinare con Rujano che scollina al passo della bocchetta, in seconda posizione Mazzanti, in terza posizione Ratti, Vegelius e Nocentini, un gruppetto ben assortito, vedo favorita in questo momento la Ceramica Panaria Navigare diretta da Bruno Reverberi. Subito dopo la discesa si torna a salire, Gigi, per andare dove? Per andare poi a affrontare la Castagnola, penultimo Gran Premio della Montagna, l'ultimo il Passo dei Giovi. Intanto qui c'è stato che Rujano si è staccato per attendere il suo compagno di squadra Ansà, il quale era rimasto staccato sulla bocchetta, stanno rientrando sui cinque attaccanti. Dunque Rujano si è lasciato sfilare dal gruppo, ha atteso Santo Ansà e adesso chiede a Santo Ansà di andare avanti e di riportarlo lui stesso nel gruppo. E allora attenzione perché scatta Emanuele Sella. Emanuele Sella stanno cercando di sfiancare gli avversari dal momento che sono in due sui sette in testa, quindi favorita quella Ceramica Panaria, chiaramente sta facendo il gioco del suo compagno di squadra Luca Mazzanti il più veloce. Ancora Emanuele Sella, intanto sta per rientrare in gruppo il plotoncino della Selle Italia di qui Giovanni, mentre Emanuele Sella continua ad attaccare, risponde immediatamente Eddie Ratti che rischia anche una manata da quel tifoso, per fortuna lo ha schivato e quindi tutto a posto. Poi Luca Mazzanti che giustamente non collabora, Rinaldo Nocentini che cerca ancora il successo quest'anno, tante volte piazzato, e dietro è rimasto Charlie Vegelius. Quindi come vedete il protoncino di testa è sfilacciato, bisogna dare atto all'Unione Sportiva Ponte Decimo di aver organizzato intanto quest'anno un'altra buona gara e l'anno prossimo con la Regione Liguria la settimana tricolore, dunque appuntamento per la gara che deciderà chi sarà campione d'Italia nelle varie categorie in linea e a cronometro l'anno prossimo proprio qui sulle strade della Liguria con l'Unione Sportiva Ponte Decimo. È di Ratti adesso, ha raggiunto Emanuele Sella e si pone lui avanti. Sì, è di Ratti, Mazzanti, Nocentini Sella. E guardate Vegelius che sta rientrando. Sì, Vegelius sta rientrando, ma vicinissima anche la coppia della Sella Italia di qui
qui Giovanni, diretta da Marco Bellini. Sì, Ruano sta pedalando sul suo terreno, qui siamo sul passo della Castagnola, altitudine 570 metri. Ed ecco il ricongiungimento, dunque José Ruano a questo punto si è riportato sugli uomini di testa, a questo punto Santo Ansà non ne può più, rientra però in discesa adesso Bruno Reverberi che si affianca a Emanuele Sella, davanti a lui c'è ancora Rinaldo Nocentini. Da segnalare il tempo di Ruano sulla bocchetta 22.06, il terzo miglior tempo della storia del Giro dell'Appennino dopo il tempo di Simoni 21.54 e del compianto campionissimo Marco Pantani 21.56. A questo punto Gigi la situazione ci dice che ci sono due uomini della Sella Italia di Qui Giovanni, due uomini della Panaria a navigare, poi uno rispettivamente di Acqua e Sapone Caffè Mocambo, Rinaldo Nocentini che vedete qui davanti, uno della Naturino Sapore di Mare Eddie Ratti, che adesso vedete inquadrato in primo piano ancora una volta, mentre un pochino più dietro, più defilato, Charles Vegelius della Liquigas. Questa è la situazione, cosa possono fare le due formazioni, Sella Italia di Qui Giovanni da una parte, Panaria a navigare dall'altra. Vedo sempre favorita la ceramica Panaria a navigare perché ci sono due corridori rapidi, il più veloce del gruppetto è sicuramente Luca Mazzanti, ma attenzione a Rinaldo Nocentini perché dall'inizio di stagione è sempre piazzato, un altro molto veloce in quando si arriva con gruppetti ristretti. Luca Mazzanti sul passo Giovi, ultima asperità della giornata, altitudine 472 metri. Dal passo Giova all'arrivo 10 km, 9 km di discesa, 1 km di pianura. Luca Mazzanti prova evidentemente la Panaria a navigare, a lanciare prima l'uno, poi l'altro. Prima era stato Luca Mazzanti, adesso evidentemente Emanuele Sella. Prima era stato Charles Vegelius a chiudere, adesso è Eddie Ratti. C'è il buco, Rinaldo Nocentini, vediamo se risponde all'attacco. Giustamente Emanuele Sella recupera la ruota dell'uomo Acqua e Sapone, Caffè Mocambo, e adesso ci sarà il ricongiungimento. Vedete Eddie Ratti che si volta, cerca di capire la situazione, chiede il cambio a Emanuele Sella, ma il cambio non glielo dà perché lui può contare su una ruota veloce lì dietro. Si stanno lavorando ai fianchi, adesso ha preso la testa Eddie Ratti della Naturino Sapore di Mare, diretto da Antonio Saudini, grande protagonista in questo inizio di stagione. Sta rivenendo Vegelius della Liquigas, diretto per l'occasione da Mario Chiesa, con un rapporto durissimo. E adesso, dopo essere stato raggiunto Emanuele Sella, parte il compagno di squadra Luca Mazzanti, Charles Vegelius, vediamo se continuerà e se troverà soprattutto lo spunto per andarlo a riprendere. Siamo in prossimità dello scollinamento, una decina di metri di vantaggio per Luca Mazzanti, bocca aperta a tutta. Per me sta sbagliando qui Mazzanti, Alessandro, dal momento che il corridore è più veloce del gruppetto di destra, secondo me doveva stare a ruota per avere più probabilità. Comunque è terminata la salita, 9 km di discesa, gli ultimi 1000 metri in pianura. Intanto Gigi scusa perché proprio in quest'ultima asperità si è perso José Ruano. Siamo a 4 km dalla conclusione, devo dire Gigi che questo Giro dell'Appennino conserva un grande fascino, i nomi ve li abbiamo citati, la bocchetta è una salita che ha fatto la storia, Charles Vegelius ed Emanuele Sella, adesso non risponde nessuno. Si riporta, vediamo, c'è un momento di indecisione, questo potrebbe essere attacco decisivo, siamo a 3 km dalla conclusione, quindi in due lì davanti, e allora c'è proprio Emanuele Sella e Charlie Vegelius che è dotato di un buono spunto da finisterre. Ma soprattutto bravo Alessandro, grande passista, scalatore, sta andando fortissimo in questo inizio di stagione, gli manca la vittoria, ma penso che sia un ottimo compagno di squadra per Danilo Di Luca al Giro d'Italia, ma un altro corridore ritrovato, Emanuele Sella, sta andando fortissimo. È andato forte al Giro del Trentino, ha corso in appoggio al suo compagno di squadra, ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori, penso che possa migliorare il piazzamento, il decimo posto ottenuto lo scorso anno al Giro d'Italia. Non dimentichiamo che l'anno scorso era reduce da una bronchite, come d'altra parte in occasione della Tirreno Adriatico. Invece adesso Emanuele Sella sembra aver trovato lo spunto dei giorni migliori, come hai detto giustamente tu, lo spunto probabilmente di Cesena 2004, caro Gigi. Sì, è vero, ma un altro corridore ritrovato è proprio Nocentini della, dell'Acqua e Sapone Caffè Mocambo, diretto per l'occasione da Bruno Cenchialta, tra l'altro sta correndo bene, ho visto che si è risparmiato, sempre all'attacco altri corridori, adesso la posizione di Nocentini è ottimale perché stiamo vicinissimo all'arrivo, penso che potrebbe essere un elemento pericolosissimo soprattutto per Luca Mazzanti che ritengo sempre il più veloce del gruppetto. Gigi, io credo che del gruppo probabilmente i tagliati fuori sono Charles
Charlie Vegelius e Santo Ansà. Infatti Charlie Vegelius ha una sola possibilità, quella di provare da finisher, non ha altre possibilità. Santo Ansà d'altra parte non è dotato di uno spunto veloce e quindi probabilmente dei sei i due tagliati fuori sono proprio loro, a meno che non riescano a trovare l'attimo giusto. Intanto però la Panaria Navigare mi sembra che si sia organizzata, stesso discorso per Rinaldo Nocentini. L'Acqua e Sapone Caffè Mocambo può contare dunque su una ruota veloce. È di latte, attenzione, perché è in una condizione strepitosa. È vero Alessandro, tra l'altro vincitore già di una gara in stagione, una tappa alla settimana ciclistica lombarda, un corridore rapido, ricordo una grande affermazione 3 anni or sono al Tre Valli Varesine, proprio da finisterra, andando via all'ultimo chilometro. Dunque è di Ratti, poi Charlie Vegelius, Santo Ansà, mentre José Ruano segue a 15 secondi, dunque sta mantenendo il ritardo, a questo punto non ha più alcuna possibilità di rientrare, però giusta mi sembra la condizione di gara di Santo Ansà, che non ha mai dato il cambio. D'altra parte lui ha il suo capitano lì dietro e quindi può permettersi il lusso di non tirare mai. Intanto lì sullo sfondo l'arco che segnala l'ultimo chilometro, dunque adesso siamo ai 2000 metri dalla conclusione della 67esima edizione del Giro dell'Appennino, ripeto, da Novi Ligure, quindi dal Museo dei Campionissimi a Ponte Decimo. I chilometri previsti erano 200, ne mancano ormai uno e mezzo, un chilometro e mezzo alla conclusione, ecco l'arco e tra poco vedremo anche il triangolo rosso. Riguardo a Ruano penso che debba essere soddisfatto, l'estratto si è testato sulla bocchetta, sulla salita più dura, 8 chilometri, pendenza media 7% con punte massime del 10, ottenendo un tempo lusinghiero per la condizione che ha attuale, 22.06 il terzo miglior tempo, quindi un corridore ritrovato, sta qui correndo non per ottenere risultati al Giro dell'Appennino, in preparazione al Giro d'Italia. Gigi, mi sembra che la Panaria Navigare si sia organizzata lì davanti. E infatti è Sella in testa. Esatto, Sella in testa che potrebbe lanciare mazzate, a questo punto si trova però da solo Rinaldo Nocentini avanti a tutti, non è ottima la sua posizione, mentre un pochino più avanti c'è proprio Emanuele Sella, vediamo Luca Mazzanti, ecco Emanuele Sella che allora tirerà la volata a Luca Mazzanti, poi dopo avrà il favore ricambiato sicuramente in occasione del Giro d'Italia. Alla ruota di Emanuele Sella c'è Rinaldo Nocentini, poi Luca Mazzanti, Eddy Ratti, Charles Vegelius, Santo Ansà, vedete ancora Emanuele Sella che fa ritmo, che fa andatura, che lancia lo sprint a Luca Mazzanti, c'è sempre Rinaldo Nocentini, 300 metri alla conclusione, tra poco Umberto Orti passerà sulle telecamere fisse che ci darà la reale sensazione di come stanno dando le cose. Parte 200 dalla conclusione, Rinaldo Nocentini alla sua ruota, Luca Mazzanti, c'è anche Eddy Ratti che sta risalendo, Santo Ansà sembra tagliato fuori, c'è Charles Vegelius, lo è di sicuro anche Emanuele Sella, vediamo lo sprint, è partito lungo Rinaldo Nocentini, alla sua ruota sempre Luca Mazzanti, Rinaldo Nocentini prova ad uscire allo scoperto, Luca Mazzanti, ma Rinaldo Nocentini ancora quel centimetro di vantaggio e sull'arrivo giunge trionfante Rinaldo Nocentini che porta al successo così la sua Acqua e Sapone Caffè Mocambo. Vediamo il replay, al secondo posto Luca Mazzanti, poi Eddy Ratti, Santo Ansà, Charles Vegelius e quindi vedete Emanuele Sella e giunge anche José Ruano. Sì, direi che è meritata la vittoria di Nocentini perché si è trovato grandissimo pubblico oggi veramente a Ponte Decimo, una vera festa per lo sport ma soprattutto per il ciclismo. Nocentini si è trovato nella morsa dei due della Ceramica Panaria Navigare, Sella e Mazzanti, ha corso bene con l'intelligenza tattica giusta, cosa che gli è mancata tante altre volte, correndo con giudizio questo ragazzo può ottenere grandi risultati. Giunge anche il plotoncino che inseguiva, va dunque a Rinaldo Nocentini la settima vittoria in carriera, l'ultima ottenuta l'anno scorso però in una gara secondaria, questa è una gara invece di primaria importanza, una gara che ha portato al successo tanti grandi corridori. Ecco ancora il piccolo José Ruano, il venezuelano che ha trovato già una buona cadenza, una buona pedalata e troviamo sorridente qui sul podio Rinaldo Nocentini che può alzare così la coppa, vince Rinaldo Nocentini, vince il toscano.